Buona e santa giornata a tutti, siano lodati e ringraziati sempre Gesù e Maria. Noi siamo figli suoi e siamo devoti figli suoi e vogliamo ai piedi di Gesù e ai piedi di Maria sempre restare e vogliamo chiedere a loro sempre di camminare con noi. In tanti mi avete scritto e mi avete detto: Padre Don Francesco, ti preghiamo, metti per noi un nastro per i nostri nodi alla Vergine Maria che scioglie i nodi. Ed ecco qui, ne ho preso uno bellissimo, uno dorato, così ogni qualvolta vedete la statua di Maria con i nastrini lo riconoscete subito e potete dire: Madonnina, questo è il mio nastro, ci stai lavorando. Però prima di mettere il nastro vogliamo, ecco, ascoltare quello che Gesù ci chiede. Non è necessario, figlio mio, sapere molto per farmi piacere, basta che tu abbia fede e che ami con fervore. Se vuoi farmi piacere ancora di più, confida in me di più. Se vuoi farmi piacere immensamente, confida in me immensamente. Allora parlami come parleresti con il più intimo dei tuoi amici, come parleresti con tua madre o tuo fratello. Ora io vi lascio. Nel frattempo preparo un nodo, poi insieme a voi vi lo mettiamo a Maria. Ma adesso parlate a Gesù e a Maria come se fossero vostri amici e chiedetegli tutto, 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 tutto e affidategli tutto, 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 tutto. A tra poco. Ecco, amici miei cari, ho fatto il nodo e adesso queste mani mie sono le vostre. Mettetelo voi alla Madonnina e poi facciamo una preghiera insieme e vi dono la benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alle 15 preghiamo insieme la coroncina e alle 17:20 in diretta sempre il rosario a Maria che scioglie i nodi. Una santa giornata a tutti. Vi lascio con loro.